Ciao a tutti, io sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno, la striscia quotidiana in onda tutti i giorni su BiBlu per commentare l'attualità e andare un po' a fondo alle questioni che ci riguardano. E, mi avete scritto questi giorni tante mail sul tema della cosiddetta pacificazione nazionale, no? Mi hanno scritto alcuni che dicono non si può, insomma, non si può fare la pace sul tema Covid, non si può lasciarselo alle spalle perché c'è troppo ancora dolore, troppa rabbia. Qualcuno mi ha scritto invece che secondo lui bisognerebbe tentare il tutto per tutto per ricucire questa nazione e io mi sono fatto un'idea, ho ricevuto tante mail anche molto sentite da parte vostra che testimoniano una grande disponibilità a parlare, a confrontarsi, anche appunto a ricostruire un po' questo cosiddetto tessuto sociale tanto danneggiato dalla pandemia. Ebbene, io penso che, come è avvenuto un po' per il fascismo, sia veramente difficile pensare oggi a una pacificazione per un semplice motivo, perché il tema del Covid viene ancora usato come un'arma politica. La pacificazione è possibile solo tramite un processo di elaborazione, cioè si fa i conti con un passato che è lì, che è circoscritto, no? Lo si mette sul tavolo, lo si guarda, lo si osserva, si cerca di capire cosa è stato sbagliato, eventualmente cosa non ha funzionato, cosa è andato male, cosa ha portato, no? Anche a dividere gli italiani, dividere un cittadino dall'altro, a far separare amici, famiglie, e quello che insomma siamo abituati a purtroppo a vedere ancora oggi in attesa che queste restrizioni a mo' di apartheid saltino definitivamente. Io credo che il governo abbia fatto un ottimo passo avanti in questo senso, non è grande cosa, alcune delle restrizioni andavano scadendo naturalmente, altre sarebbero scadute alla fine di dicembre, però è stato bene anticipare i tempi, è stata un'ottima idea, è stata un'idea giusta, sacrosanta, perché bisognava restituire ciò che è diritto delle persone avere, no? Un lavoro, uno stipendio, un posto nella società che sia identico in tutto e per tutto a quello degli altri, uguali diritti, uguali doveri, no? Perché poi queste persone le tasse le hanno dovute pagare, le bollette le hanno dovute pagare, no? Il mangiare in qualche maniera hanno dovuto procurarselo, i vari sospesi. È stato un ricatto infame che non deve mai più ripetersi, e perché non si ripeta mai più va studiato, esaminato, va capito che cosa lo ha prodotto, quali convinzioni sbagliate. Io ho la sensazione che ci sia lo stesso meccanismo che c'è, appunto, in parte ne ho parlato anche ieri, che ci sia questo meccanismo che è uguale a quello che mettiamo in atto nei riguardi del fascismo, no? Del cosiddetto dibattito infinito sul fascismo e quello che si porta dietro. E qual è il punto? Il punto è questo, che noi viviamo immersi dentro una società che ha scelto un versante ideologico, no? Si è detto alla fine degli anni 90, la storia degli anni 80, la storia è finita, ha trionfato l'ideologia liberale, la pace e la prosperità presto arriveranno assieme alla democrazia e ai videoregistratori. Ebbene, purtroppo questa prosperità, questa pace non sono arrivate. Questa ideologia, che è un'ideologia messianica, no? Che promette un terzo regno futuro di pace, però questa pace la vediamo che non si manifesta mai. E per quale motivo? Beh, per il motivo che le ricette proposte per trovare questa pace, questa felicità sono insufficienti, sono sbagliate. Si ripone grande fiducia nella tecnica, nel progresso scientifico, quella che qualcuno ha chiamato la scienza, no? Tutto attaccato talvolta con l'H finale. E che cos'è la scienza? È questa fede messianica nel progresso che risolverà ogni male e ci porterà alla felicità, ci porterà il paradiso in terra. Solo che questo paradiso, guarda un po', non si manifesta mai, non arriva mai. E per quale motivo non arriva mai? Perché non è possibile realizzare il paradiso in terra, molto semplicemente. E allora, però, per giustificare il fallimento, no? Per giustificare, per dire che c'è ancora speranza che il meglio si manifesti, si
Si usano due, diciamo, due stratagemmi. Da un lato si dice non arriva al paradiso in terra perché non abbiamo creduto abbastanza, non abbiamo voluto abbastanza, non abbiamo avuto abbastanza fede. Un po' come quel vaccino, no? Dobbiamo fare una dose in più, una dose in più, una dose in più. E lo stesso funziona col sistema liberale, serve più liberalismo. Non ne abbiamo avuto abbastanza, serve di più se non si verifica il paradiso perché serve più liberalismo, bisogna, come serve più Europa, no? Serve più tutto, più di qualunque ricetta questa ideologia proponga. E dall'altro lato però bisogna trovare qualcuno a cui dare la colpa di questo fallimento, che non può essere, come dire, l'ideologia in sé. Allora bisogna guardare ai cittadini. I responsabili sono in parte i cittadini, quelli normali, comuni, che in realtà non hanno alcuna colpa ovviamente, anzi subiscono i difetti di questa ideologia, le gravissime storture, e si dice colpa loro perché non hanno fatto abbastanza. E poi però si individua anche una particolare categoria, che è quella dei sabotatori, no? Come quel vaccino, di nuovo, sono i Novax, colpa loro, no? Ora si ripropone con i medici Novax, vedi. Sì, però io non voglio avere a che fare col medico Novax, non ce lo voglio avere vicino, perché ancora ci sono i morti. Se ancora ci sono i morti, di chi è la colpa? Ovviamente di questi qui che non si sono sottomessi alla scienza, non ci hanno lasciato uscire da mai da questa pandemia. La colpa è del fascista, che con la sua attitudine reazionaria si oppone al progresso, si oppone alla marcia trionfale dell'ideologia liberale e quindi ostacola. No, egli è razionario, tradizionalista, è retrivo, è bigotto, è codino, e quindi cosa vuole? E vuole fermare, no, gli avanzamenti, i nuovi diritti, vuole fermare queste mutazioni che potrebbero finalmente portarci in un'era di pace, ma lui non le vuole, fa di tutto per fermarla. Egli, visto che ostacola la pace, ostacola il benessere, ostacola il bene di tutti, egli odia. Perché lo fa? Perché odia. È un odiatore, e poiché lui odia, no, noi dobbiamo, come diceva Walter Veltroni, odiare l'odio. Quindi possiamo odiarlo. Possiamo odiare il non vaccinato, dobbiamo odiare il fascista, anche se non è fascista, no? Perché poi è fascista putiniano, fascista omofobo, fascista contro l'immigrazione. Sono fascisti persino i partigiani dell'ANPI quando scendono in piazza e chiedono la pace. Loro sono sospetti di putinismo, non vanno più bene nemmeno loro, no? A seconda della declinazione del momento, il fascista, questo nemico assoluto, prende la forma che è più utile. E questo, dare la colpa, no, a queste persone, ovviamente serve a che cosa? L'ideologia per scusarsi, no? Si continua ad attaccare il nemico ideologico. Questo cosa produce però? Produce che una cosa molto, insomma, molto sgradevole, cioè che non si arriva mai a far sanare le ferite. Cioè il fascismo, così come la malattia, no? Perché poi è lo stesso procedimento, uguale ogni volta, non è mai finito. È sempre lì, c'è sempre l'emergenza. C'è sempre un'emergenza nuova. La ferita non si chiude mai, è sempre riaperta. E allora, se è sempre riaperta, è evidente che non si può mai sanare in nessun modo, in nessuna maniera. Anzi, bisogna costantemente spargere sale, infilare il coltello dentro il dito, dentro la ferita, per sentire quanto fa male, per sentire quanto duole, per ripetere alla popolazione: vedete, questa cosa divide, impedisce a voi di essere felici. No, sono questi cattivi che vi impediscono di essere felici. E ancora oggi, esattamente come si fa col fascista, si fa col Novax. È il Novax che ha impedito tutto. Se il vaccino non funziona è perché ci sono loro. Oggi chiaramente il connubio è fantastico, perché c'è la destra al governo, quindi i fascisti, anche se poi su alcune cose hanno le stesse posizioni del Partito Democratico, no? E alcuni di questi fascisti hanno sostenuto tutte le restrizioni sanitarie, fascisti presunti ovviamente tipo Forza Italia. E dall'altro cosa fanno i fascisti? Ovviamente, cosa fa il fascista? Sostiene i Novax, che sono a loro volta fascisti, perché sono quelli di Forza Nuova che saltano la CGIL, fanno questo, questo, quell'altro. Non importa che la vera oppressione sia stata la cancellazione dei diritti delle persone tramite il Green Pass. Quello che importa è utilizzare la minaccia, l'emergenza, a scopo politico, no? Ed è per questo che non si può avere una pacificazione, non si potrà mai avere. Torniamo fra poco.
Rieccoci qui, Sor Bruno, io sono Francesco Borgonovo, questa è la seconda parte della trasmissione quotidiana che cerca di approfondire, della striscia quotidiana che cerca di approfondire i fatti d'attualità. Stavamo parlando di una cosa che molti di voi mi hanno segnalato via mail, no? La sta benedetta pacificazione nazionale che si dice bisogna ottenere in qualche maniera. E come dicevo, io penso che il governo abbia fatto dei passi avanti. La reintegrazione dei sanitari sospesi era il passo fondamentale da fare, non si poteva tornare indietro, era l'unica cosa che per giustizia, per buon senso, no? Sono persone sane che stanno a casa senza lavorare in un momento in cui gli ospedali hanno poche persone, i medici scarseggiano e quant'altro, quindi era necessario, era giusto, sacrosanto, giusto e sacrosanto. Era un atto veramente di giustizia. Purtroppo la figura del Novax come capro espiatorio, come nemico assoluto, come nemico del progresso, della scienza, dell'avanzamento della cultura, è ancora troppo utile a una parte politica. Una parte politica ancora dice: vedete i Novax, questa destra cattiva, fascista, coccola i Novax. E i Novax cosa fanno? Impediscono di superare il Covid, impediscono di raggiungere la felicità promessa dal progresso tecnico-scientifico, dalla scienza, dalla medicina. E in questo modo quotidianamente si riaprono le ferite già aperte dalla pandemia che tentano in qualche modo, tu tenti di farle cicatrizzare, tenti di, come dire, di mettere una pomata curativa su queste ferite, ma non ci riesci. Perché non ci riesci? Beh, per molto semplice, non ci riesci perché c'è sempre qualcuno che ci infila dentro il ditino, ci infila il coltello, la riapre per dire sono sempre lì, non vaccinate, il Covid è sempre lì, i cattivi sono sempre lì, non vogliono che voi guariate, si oppongono, non capiscono, non amano la scienza, sono fra di noi, sono i sabotatori, i nemici, sono i medici Novax, non possiamo rimandarli in mezzo alla gente, bisogna che abbiano una patacca sulla giacca, perché? Perché dobbiamo riconoscerli, dobbiamo individuarli. Dove sono i sabotatori? Dov'è il nemico di 1984, il grande nemico, no? L'ebreo, Goldstein, dov'è? Dov'è che quello che complotta nell'ombra? Sono lì, individuiamoli. E non perché siano stavolta pericolosi, perché non si può più dire, no? Ma perché non sanno fare il loro mestiere. Sono contro, in realtà nemmeno non sanno fare il loro mestiere, perché sono contro la scienza. E se tu sei contro la scienza, ne freni la marcia, ti opponi alla realizzazione del paradiso in terra. Sei contro il dogma della religione sanitaria che ti dice grazie alla scienza, al vaccino, all'iniezione, avremo un mondo perfetto, libero dalle malattie. Sono contro questi medici, no? I vaccini a mRNA, quindi sono contro la sperimentazione, quindi sono contro l'avanzamento. Quindi sono nemici del buon senso, dell'intelligenza, dell'intero Occidente, del liberalismo, sono sospetti di ogni crimine. Per questo non avverrà mai una pacificazione. Guardate, non avverrà neanche con la commissione d'inchiesta. Io temo, sono abbastanza convinto che la commissione d'inchiesta farà, insomma, ha un grande rischio che è quello di essere strumentalizzata per fini politici biechi, cioè liquidare qualche avversario, magari colpire Conte, che ha tutte le sue colpe. O utilizzare il ministro, ex ministro Speranza come parafulmine di tutto, però non basta, non è questo lo scopo. Cioè, io so che tanti dicono bisogna punire, bisogna che intervenga la magistratura, devono andare in galera, però non è lo, guardate che quello che fa bene adesso non è la punizione, l'impiccagione del colpevole, il linciaggio. Certo che c'è la rabbia, pensate però anche, me lo faceva notare un amico medico, al contegno che tanti dei medici sospesi, non tutti, perché c'è anche qualcuno che è andato fuori, ma tanti hanno mostrato. Sono stati 2 anni e mezzo così a essere vessati, e non ci sono solo quelli che abbiamo visto su famosi, su Twitter, ce ne sono altri. Io ho incontrato tantissime persone che hanno rinunciato al lavoro e l'hanno fatto con una dignità estrema nel loro privato, comunicandolo magari agli amici, ma tutto sommato stando lì, no? Senza gesti plateali, senza vittimismo, con un grande spirito di sopportazione, con una grande tenacia nel combattere questa ingiustizia, no, che gli veniva fatta. E a queste persone è dovuto molto rispetto, però purtroppo sono ancora trappolate
trattati da molti come nemici, diceva il presidente della Società Italiana di Igiene, ma sai, bisogna stare attenti a far rientrare i medici non vaccinati, i cosiddetti medici Novax, poi Novax non sono, perché c'è tensione, un momento di tensione con gli altri colleghi. Ah, è un momento per loro di tensione con gli altri colleghi. Ma pensa, e per i colleghi vaccinati che sono stati lì a dire stupidaggini tutto il tempo, no? A bersi o sapevano, oppure c'erano quelli che sapevano che in camera caritati si dicevano sì, però se arriva prenditi l'aspirina, prenditi il Brufen, no? Poi però pubblicamente sai, non posso dire, sai, non posso fare. E di questi bisogna così temere, poverini, che si indispongano, no? Semmai gli altri dovremmo avere temore che si arrabbino, che dopo aver avuto ragione guardino i loro colleghi con fastidio, per lo più. Sembra che non lo facciano, vogliono tornare a fare il loro mestiere, a curare le persone. Ed è una cosa sacrosanta, una cosa ammirevole. Però servono ancora come spauracchio. E si indagherà sulla gestione della pandemia nelle fasi iniziali, soprattutto sulle mascherine, sui respiratori, forse sui rapporti con la Cina, magari speriamo sulla vicenda di Francesco Zambone, del piano pandemico mancante. Temo però che tutte le questioni legate al vaccino passino così un po' in secondo piano, no? E sul Green Pass alla fine il rischio che vada tutto in cavalleria. Cioè, a me fa impazzire questa cosa, che quasi sembra che il governo si debba giustificare per fare una cosa giusta, no? Cioè, invece di chiedere scusa a questi altri, invece di temere, no, re de razionem, invece di dire vabbè, parliamone, o provare in qualche maniera a giustificare i propri sbagli. Cosa fanno? No, attaccano ancora forti della loro ideologia. Su tutte le TV nazionali sentiamo ripetere ancora gli stessi slogan. Io continuo anche questi giorni a sentirli ridire. Gli egoisti, gli egoisti. L'altra mattina ero ad Agorà, forse qualcuno di voi, tanto qualcuno mi ha anche scritto, ha visto. Mi sono confrontato con una collega che diceva: ma i medici non vaccinati sono stati egoisti, contando sulla protezione degli altri. Sempre quest'idea dei free rider, no? Degli evasori fiscali, Novax come evasori fiscali. Ma siamo a questo punto, dopo 2 anni e mezzo, siamo ancora a questo livello di dibattito. Ed è una cosa, guardate, impressionante, vomitevole, è terribile. E voi pensate che in questa maniera si possa fare una pacificazione? No, non si può fare. Però state attenti. State attenti a giocare, a fare questo giochino, perché queste sono ferite che poi non si rimarginano più. E le ferite aperte del fascismo, abbiamo visto cosa hanno portato nel tempo. Quali dolori, quali violenze, quali scontri, quali disastri per tutta la nazione. State attenti, perché ce ne sono di altre, sono ferite quasi più profonde. Perché in fondo al fascismo, no, in qualche maniera anche chi era contrario poteva o trovare fondamento nell'opposizione diretta, oppure in qualche maniera si toglieva, tornava alla sua vita, diceva Pasolini, no? Uno si toglieva la divisa, ritornava. Ma questa è una, come dire, è stata una piaga talmente pervasiva, un lavaggio del cervello, una propaganda talmente subdola, che è molto difficile liberarsene, togliersela di dosso. Guardate che è una cosa terribile, questa cosa farà tanti danni, tantissimi, continuerà. Sarà lì e crescerà, e finché non metteremo sul tavolo tutte le carte e finché non faremo un'analisi vera, a parte continueremo a fare del male alle persone, danneggiando magari il loro sistema immunitario, provocando effetti avversi e tutto questo, ma soprattutto non troveremo mai pace. Saremo per sempre una nazione divisa, una nazione di gente che si odia. Ancora una volta questa divisione fra guelfi e ghibellini, questa situazione da guerra civile permanente che speravamo di avere superato, invece continuiamo ad affrontare negli anni del berlusconismo, poi prima col fascismo e ora con questo, poi con la guerra in Ucraina, poi con l'ambiente, questa passione feroce, però divorante e cattiva, che non fa bene, tossica, tossica. Ecco, io temo che non si farà questa pacificazione, però io vorrei tanto che ci fosse. E vorrei che ci fossero dei medici, degli studiosi, giornalisti, dei politici intelligenti che si mettessero lì e si guardassero in faccia e dicessero: questa nazione lo facciamo per amore di questa nazione, per qualcosa di più grande di noi, per un fine maggiore. È stato fatto male dopo il fascismo,
Sarà fatto male adesso probabilmente, ma bisogna almeno provarci. Noi ci sentiamo alla prossima.